Non rinuncio. Due parole pronunciate quasi a bassa voce dall'ex vertice di Ferrovie Mauro Moretti. Due parole che hanno riacceso l'indignazione dei familiari delle vittime della strage di Viareggio presenti in aula per la prima udienza d'appello bis che si è aperto stamani a Firenze per la strage che nel 2009 causò 32 morti e 100 feriti. Presenti in aula anche gli imputati Moretti ed Elia, lui nel 2009 ai vertici di RFI. Indignazione dei familiari scoppiata alla loro uscita dall'aula. Bastardi! Vergogna! Moretti aveva rinunciato alla prescrizione per i reati di lesioni colpose e incendio colposo, ma non rinuncia a quella di omicidio colposo plurimo, che di fatto è già prescritto. Non ha rinunciato alla prescrizione lui oggi! Capito? Si è guadagnato 3 anni! Teatrino scandaloso, hanno fatto venire lui di persona per provocare i familiari. E lui si è risposto da solo. In appello ha rinunciato alla prescrizione, andate a leggere quello che c'era scritto, ha rinunciato alla prescrizione perché si era dichiarato innocente. Adesso la prescrizione non rinuncia più perché è colpevole. La Cassazione l'8 gennaio 2021 aveva annullato con rinvio la sentenza del primo appello, dove Moretti era stato condannato a 7 anni, escludendo l'aggravante dell'incidente sul lavoro dall'accusa di omicidio plurimo. Il solo capo di imputazione rimasto in questo appello bis è il disastro ferroviario colposo. Rischia la prigione, sicuramente potrebbe rischiare la prigione. Dobbiamo tener conto di una cosa importantissima, che l'ingegner Moretti, come l'ingegnere Elia, per essi c'è già un accertamento di responsabilità definitivo su cui non torneremo più a discutere rispetto alla mancata manutenzione. Qui davanti alla Corte d'Appello siamo tornati a discutere di un profilo di colpa che è l'omessa riduzione della velocità. L'udienza di stamani è stata subito aperta da un'eccezione presentata dai legali degli imputati tedeschi, 8 dei 16 totali, perché nonostante siano passati 6 mesi dalla deposizione della sentenza della Cassazione nelle cancellerie, questa non era stata tradotta. Il giudice questa mattina ha nominato un traduttore e rinviato la discussione ad aprile.